Nel novembre 1869 si inaugurava un'opera colossale, orgoglio del secolo, il canale di Suez. Per celebrarne l'apertura, il governo egiziano chiese a Verdi un'opera di argomento appunto egiziano da rappresentarsi al Cairo in Egitto. Quell'opera fu Aida. Due anni dopo, l'Aida veniva rappresentata. Due anni. Per giungere alla rappresentazione di Aida dovettero trascorrere due lunghi anni. Perché? Verdi non possedeva più quella irruente vena che gli permetteva di scrivere un'opera di getto in pochi mesi. No, Aida fu scritta di getto, anzi con una baldanza giovanile che sembra ritrovarsi anche nella musica. Ma, primo, Verdi non si decideva mai a scrivere quell'opera per quel Cairo così lontano. Poi il suo vecchio librettista Piave. Sopravvivrà immobile ed incosciente per 8 lunghissimi anni. Verdi generosamente aiuterà la famiglia, farà la dote alla figlia, ma adesso gli occorreva un nuovo poeta. Ecco, maestro. Ah, bene, va bene. Che fu Antonio Ghislanzoni. E allora anche con Ghislanzoni furono le solite raccomandazioni. Vede, mi pare che qui manchi la parola scena. Vede, per me la parola scenica è... Sì, è quella che riassume l'azione, quella che rende una situazione chiara. Mi sono spiegato? Oh sì, spiegato se spiegato. Ah. Il difficile è trovarla. Ah, questo sì. Ma lei la troverà con il mio aiuto. Lo spero proprio, maestro. Ecco qui, c'è... Per il tenore, per il guerriero Radamessu, una traccia così appena accennata, naturalmente. Oh, se fossi io quel guerriero, tornassi io carico di gloria per poter deporre la mia spada e il mio cuore ai piedi della mia bellissima Aida. Oh, Aida, sei più splendida dell'alba e della luce. Perché? Perché non posso io ridarti la tua patria e il tuo bel cielo? Ma è bellissimo. Lo metto in versi ed è fatto. Oh, magari. Poi d'improvviso, quando ormai la stesura dell'opera era quasi finita, ancora una guerra. Questa era la più dura, la più sanguinosa guerra del secolo. La guerra del 70 tra la Prussia e la Francia. I tedeschi erano subito dilagati, invadendo il territorio di Francia. E a Sedan avevano praticamente spazzato via l'esercito francese, catturando uomini, artiglierie e lo stesso imperatore Napoleone III. I tedeschi assediarono Parigi. A Parigi e agli scenografi parigini, il teatro del Cairo aveva ordinato tutto il materiale scenico per Aida. Scene, costumi, attrezzi fatti preparare con uno sfarzo senza pari, restavano anch'essi prigionieri nella città assediata. Veniva così rimandata di 2 anni quella Aida, la cui prima rappresentazione, per contratto, doveva assolutamente avvenire al Cairo.
il direttore d'orchestra, Muzio, già scritturato per dirigere l'Aida del Cairo, dopo 2 anni aveva dovuto prendere altri impegni. Questo ritardo complica tutto. Mm? Chi dirigerà l'Aida adesso al Cairo, se tu non ci vai? Ma io no, neanche a parlarne. Io non ci vado proprio al Cairo. Ma cosa ci vado a fare laggiù, fra quei... A me mi interessa la Scala e basta. Sia ben chiaro che l'Aida per me è l'Aida che si dà alla Scala. Quella della Scala e basta. Sì, però se per il Cairo ci vuole un direttore che sia un direttore, non c'è che Mariani. Sì, Mariani. Mariani. I rapporti con Mariani, dopo la disavventura di quella messa per Rossini, erano rimasti tesi. Sarebbe per lui un'occasione per redimersi. Va bene, vedremo un po'. Va bene così? Sì, grazie. Allora andresti al Cairo? Ben pagato, certamente, per dirigervi Aida. Ci andresti o no? L'Aida? Fin laggiù al Cairo? Ah, giù, sì. Ma perché al Cairo? E qui alla Scala? Ci sarò io alla Scala. Io dirigerò Aida qui, ma non al Cairo. E dove serve un bravo... Ripeto, un bravo direttore è proprio laggiù, in Egitto, al Cairo. Capisco. Allora? È così lontano. Vabbè, questo si sa, no? Per capire questa ingarbugliata vicenda, ricordiamoci che per Verdi la vera rappresentazione di Aida sarà qui, quella che subito dopo il Cairo darà lui alla Scala. E per la Scala Verdi ha voluto la Stolz. La signora Stolz ha firmato per la Scala? Ma sicuro, certo che ha firmato. La Stolz, fra il Cairo con Mariani e la Scala con Verdi, ha scelto Verdi e la Scala. Di matrimonio fra lei e Mariani non se ne parlava ormai più. Allora? Se ci potessi pensare un poco. Va bene, pensaci. Verdi non insiste, ma per lui Mariani da questo momento è finito. Maestro, dove ti posso accompagnare? Grazie, ma ho delle commissioni da fare. Addio. Ci rivediamo presto? Può darsi, sì. Si dice, ma per noi è solo una diceria, che in seguito a questa rottura con Verdi, roso dalla gelosia, Mariani, pochi mesi dopo, dirigesse per vendetta a Bologna il Lohengrin di Wagner, portando così per la prima volta Wagner in Italia. Wagner, il grande rivale di Verdi. Verdi, che amava conoscere di persona e di faccia cose e nemici, andò a Bologna tra un treno e l'altro. Ascoltò il Lohengrin. Criticò severamente musica ed esecuzione. Ripartì quella stessa notte. Anche Boito era andato a Bologna per il Lohengrin. Maestro. Mm? Sono Boito. Ah, Boito, certo che mi ricordo. Era quel Boito che un giorno aveva scritto i versi offensivi sull'arte vecchia e cretina e sul lupanare. Sì, ella non ha posto e mi permette di offrirle il mio. Oh, lei è molto, molto gentile, grazie, ma la gente di ricordi mi ha occupato un posto più avanti, grazie. Ah. 8 anni erano passati. Comunque, arrivederci, grazie. Grazie a lei, maestro, e arrivederla. Quei giovani non erano più così giovani, mentre lui, giovane, pareva esserlo ogni giorno di più. No! Non così. Oh, mi dispiace. Senta. Oh, patria mia, mai più ti rivedrò. C'è nell'Aida una romanza delicata, difficile. Ah, se potessi avere la Stolz sotto le mie grinfie per alcuni giorni. La Stolz di volo era venuta. Lo so, non sono troppo grazioso sul lavoro, lo so. Oh, no, maestro, hai 3.000 ragioni. No, lo so. Per niente grazioso. E ora, cominciamo da capo. Sì, grazie. Canti,
Canti col cuore. Sì. Era il 23 di settembre. E proprio il 23 di settembre troviamo in un taccuino calendario di Giuseppina. È forse il momento più triste della mia vita. Oggi è arrivata la signora Stolz, bellissima sempre. Buio, buio, buio davanti a me. No, no, non vorrei mangiare troppo. E perché mai? Il cibo fa molto bene ai cantanti, invece fa molto, molto bene la voce. Davvero? Ecco, guardi qua, questo risotto splendido. Lo assaggi e vedrà... Doveva fermarsi una settimana, rimase 20 giorni a Sant'Agata. Sempre lieta, sempre vivace, a volte persino infantilmente. Grazie. Sempre naturale, a suo agio. Va bene. Oh. Su, deve mangiare. Andiamo. Oh. Va bene. Ah? Ecco. Ecco. Vedrà che voce domani. Davvero? Ne può essere sicura. Le garantisco una delle voci più... E Giuseppina? Speriamo. Giuseppina procedeva cauta. Così guardinga. E il resto lo farà l'aria di Sant'Agata. Nulla. Nemmeno il giudice più severo poteva rimproverare qualcosa né all'una né all'altro. Ricominciamo la prova domani, eh? Sono qui per questo. Peccato che Sant'Agata è un po' noioso. Con un tatto e un'abilità straordinari, aveva subito posto tutto su un piano di aperta fiducia, lealtà ed amicizia reciproca. Sant'Agata qualche volta è un poco triste, dice. Cara Teresa. Scriverà subito alla Stolz, che la ringrazia per l'ospitalità. Io vi amo così come siete, sincera e leale. E credo di non essermi ingannata nel giudicarvi degna in tutto e per tutto della amicizia del mio Verdi e mia. Era una gran donna. Di essere qui. È tutto così bello qui, davvero. Verdi, il fermento che si sente dentro, questo soffio agitato di una rinnovata giovinezza, Madame, lo esprime e lo sfoga nella Ida. Venga, mia cara. Madame. Lo ha buttato tutto sulla Ida. Thank you.
mese dopo la rappresentazione del Cairo, Verdi dava la sua Aida alla Scala. Opera viva, splendida, prepotente quant'altre mai, dove i sentimenti elementari, la patria, il tradimento, l'amore, la vendetta, tornano di nuovo con la semplicità aggressiva delle prime opere di Verdi, dove grandi cori, cori di trionfo, di popolo, cori di sacerdoti, passano solenni sulla scena come un giorno nel Nabucco. Ma c'è una cosa che nel Nabucco non c'era. C'è la sensualità. Anche nell'Aida, quasi protagonista, c'è un gran fiume, come nel Nabucco. Non però un fiume lungo le cui rive un popolo esiliato piange e prega, ma il Nilo, splendente sotto la luna e le stelle, che scorre pigro e limaccioso, sensualmente, fra i palmizi. E forse un sentimento manca che rendeva così accorato, così partecipe il Nabucco. Manca il dolore. Mariani si trascinò ancora per un anno o poco più, sempre più malato, soffrendo orribilmente, dopo aver subito operazioni inutili e crudeli. Il cancro procedeva inesorabile. Le sue ultime lettere ad un amico fanno pietà. Io deperisco ogni giorno, abbandonato da tutti. E non mi giova raccomandarmi perché mi si tolga da tanto soffrire. Abitava ancora a Genova, nello stesso palazzo che aveva abitato Verdi. Ma i Verdi quell'anno non andarono a Genova. E per l'avvenire cambiarono appartamento. Scrissi al dottor Loreta a Bologna che mi ha operato, ma non mi ha risposto. Dunque devo morire da me, come un cane, e morirò. Ora so di chi si tratta e non vi seccherò più alcuno. Povero Mariani, così debole, indeciso, così vanitoso, farfallone, così chiacchierone, pettegolo, così blagueur. La morte di Mariani, Verdi l'ha presa in ritardo. Del resto, in quei giorni, era sconvolto per un'altra morte. Quella di Alessandro Manzoni, il grande scrittore lombardo che egli, più che ammirare, venerava. Voi non sapete quale e quanta sia la mia venerazione per quell'uomo che ha scritto uno dei più gran libri, che non è solo un libro, ma una consolazione per l'umanità. Maestro, è di là. Verdi, alcuni anni prima, attraverso Clara Maffei, lo aveva conosciuto di persona. Si era presentato a lui, lui così orgoglioso e chiuso, con la timidezza e il rossore d'un ragazzo. Cosa potrei dirvi del Manzoni? Come spiegarvi la sensazione dolcissima prodotta in me dalla presenza di quel santo, come voi, Clara, lo chiamate? Oggi veniva a visitarne la tomba a funerale avvenuto per evitare ogni sguardo indiscreto o curioso.
uscendo dalla chiesa di San Fedele, è caduto. Da poco aveva compiuto 88 anni. La morte del figlio Pietro, un mese prima, lo aveva profondamente sconvolto. Grazie. Io avrei intenzione di... Di? No. Vedete, io non ho mai dimostrato la venerazione che avevo per un tale uomo e quindi vorrei proporre... No, ci devo pensare prima, ci devo pensare ancora, prego. Grazie. Proporre cosa, maestro? Ah, le scriverò e lei potrà parlarne al sindaco di Milano. No, è meglio che io scriva a lui personalmente. Verdi scrisse al sindaco di Milano, offrendosi di comporre una messa funebre per onorare la memoria di Manzoni. Questa messa la scrisse in gran parte a Parigi, all'Hôtel de Bade. Ah. A Parigi da qualche anno si era stabilito Muzio. Grazie. Ecco il caffè, il balsamo che conserva l'uomo. Grazie. Noi usciamo. Muzio, che è ormai un parigino, mi accompagna con sua moglie. Bene, bene. Divertitevi. Signore. Bene, bene. Con questa messa Verdi ripigliava, completandolo, il progetto per quella messa funebre in onore di Rossini che avrebbe dovuto essere eseguita a Bologna e per cui aveva già scritto il Libera me Domine. Solvet seclum in favilla. Giorno di ira, giorno terribile, giorno della fine del mondo. Il rituale di questa messa da requiem, messa da morto, come la chiamava Verdi, rappresentava un libretto vivo e profondo quale mai era capitato nelle mani di lui. Requiem eternam dona ei domine. Requiem eternam. Non erano più i poveri versi di Piave o di Cammarano, ma il latino solenne della liturgia. Non erano più le consuete situazioni di gelosia, onore e tradimento, ma una grande, unica situazione, l'uomo davanti alla morte. Giorno d'ira, giorno terribile, giorno della fine del mondo. L'uomo, che sa di dover morire, guarda con angoscia quel passo inevitabile. Diviso fra l'ansia di una speranza e la certezza del terrore. Maggio 1874. La messa veniva eseguita. Veniva eseguita il giorno anniversario della morte di Manzoni, nella chiesa di San Marco a Milano, a cura e a spese del comune. Assistevano il sindaco e la giunta comunale al completo, fra cui l'assessore Arrigo Boito, che aveva caldeggiato in ogni modo il progetto. Thank you.
2500 persone, critici, personalità venuti da ogni parte d'Europa, gremivano la chiesa. Dirigeva lo stesso Verdi e vi cantava Teresa Stolz. Questa messa, Verdi la porterà in tournée per l'Europa intera, da Parigi a Londra a Vienna, accompagnato da Giuseppina. E anche Teresa Stolz lo accompagnerà, cantando sempre nella messa. Giuseppina si sentiva così stanca. È vero, Clarina, te lo dico profondamente scoraggiata. Io non credo più a niente e a nessuno. Ho sentito tali e sì crudeli delusioni che quando qualcuno mi dice di volermi bene, io rido. Era forse sempre quel pensiero che la rodeva come un tarlo, quasi a confermare i suoi amari sospetti. Oh, mein Gott! Un giornale di Firenze, Il Pungolo. Mein Gott, ancora, ancora! Il Pungolo di Firenze aveva preso a pubblicare a puntate un velenoso resoconto intitolato Carriera ed avventure della cantante Teresa Stolz, soprano di origine tedesca. Che vergogna! Tutti bugiardi! Lügen! Alles Lügen! Oh, Maria, hast du es gesehen? Hai visto? Sì, ho visto. Sì, ho visto, sì, ho visto! Maria Waldman cantava anche lei nella messa. Quando il Don Carlo, diretto dall'insuperabile Mariani, ebbe uno splendido successo, Verdi e la Stolz gli giurarono una gratitudine eterna. Ma la Stolz, questa Eva falsa e tentatrice, volse così invitanti sguardi verso Verdi che in un momento di fantasia questi cadde ai suoi piedi e Verdi e la Stolz diventarono ingrati. Oh, tutte bugie, tutte bugie! Lügen, Lügen, Lügen! Ma io cosa posso fare? Come posso intervenire? Non lo puoi. Queste cose, quanto più le stuzzichi, tanto è peggio. Ma Verdi, il maestro, cosa dirà quando lo leggerà? Oh. Così nacque una freddezza crescente nel rapporto tra Mariani e la Stolz. E lei, da matricolata e vera cortigiana, da vera matricolata cortigiana, presto tra i due incensò il più illustre e splendido astro. Il maestro Verdi. E la moglie. Anche la moglie ha messo in mezzo. La signora Giuseppina? Sì, leggi qui in fondo la pagina. Quando la buona Giuseppina Streponi, moglie di Verdi, s'accorse che oltre a illustrare le opere di Verdi in modo eccezionale, la Stolz si adoperava per illustrare il di lei Chignon in modo... Chignon. Oh! Oh! Gran parte delle dicerie che poi corsero sui rapporti fra Verdi, Mariani e la Stolz nascono da questi articoli, volgari e scandalosi. Ma pur esprimendo tutta la nostra indignazione per questo genere di ignobile letteratura, noi crediamo che alla base un qualcosa deve esserci stato. Perché la maldicenza non inventò una relazione tra Verdi e Maria Waldman, che anche lei aveva cantato nella Ida e poi nella Messa, seguendo passo per passo Verdi nella sua tournée? Ma per sgomberare una volta per sempre il campo da questo sgradevole giallo, se questa relazione ci fu o non ci fu, veniamone decisamente all'ultimo atto. Parigi, un anno dopo. Verdi e Giuseppina sono a Parigi, un lungo soggiorno di 3 mesi per la rappresentazione di Aida al Teatro des Italiens. Anche la Stolz è a Parigi con loro, pur non abitando nel medesimo hotel. Canta nell'Aida. Maria. Sì, signora. Maria. Comandi.
Quando arriva il signor maestro dal teatro, ditegli che sono uscita. Sì. E che forse tornerò tardi. Ah, che gli ho lasciato una busta sul caminetto. Sì, signora. Di questa lettera esiste ancora la minuta, piena di cancellature e di pentimenti, nel copialettere di Giuseppina. Ma per comprenderla meglio, spieghiamo ciò che era accaduto la sera precedente e che la prima parte della lettera riassume con poche parole. Dunque, la sera Verdi stava per uscire. Vai fuori? Sì. Ma è quasi ora di cena. Vado e torno, vado e torno. Vai all'Hotel Ritz? Sì. Ho inviato io a chiedere notizie di Madame Stolz. Sta bene, tutto bene. Quando sei tornato in albergo te l'ho anche detto. Lo so, mia cara, ma poiché oggi non c'è stata recita... Capisco, ma... Ma? Poiché quella signora non ti è moglie, né figlia e né sorella, e non è malata, anche se per 24 ore tu non la dovessi vedere... Senti. Cosa rispose Verdi non sappiamo. Parole dure, violente, strazianti, dirà Giuseppina. Nel passato di Giuseppina, argomenti per far tacere con durezza la gelosia di lei era anche troppo facile trovarli. Ma torniamo alla lettera che, dopo aver riferito questo episodio, continua. Io non so se è o se non è. So che dal 1872 vi sono state da parte tua febbrili periodi di assiduità e delle premure che non si possono interpretare da nessuna donna in senso più piacevole. So che non ho mai mancato con questa persona di cordialità e di cortesia. Come tu m'abbia ringraziata, lo sai, con parole dure, violente, strazianti. Se è, finiamola una volta. Se non è, sii più calmo nelle tue premure. Pensa qualche volta che io, tua moglie... Dio. Disprezzando le dicerie del passato, vivo anche in questo momento a tre. E ho diritto, se non di domandare le tue carezze, almeno i tuoi riguardi. È troppo? È troppo? Questa lettera è il più drammatico documento di una crisi che ci fu, ma era giustificata. E quanto? Se è o non è, cosa possiamo dire di sicuro noi quando persino Giuseppina, la moglie, e dopo 4 anni, si domanda se è o se non è? Tuttavia, dopo aver puntualmente riferito ogni fatto, ci pare il momento di esprimere la nostra opinione. Opinione, non certezza, poiché non abbiamo documenti precisi. Ebbene, quasi certamente non è. Dal 1872. 4 anni. Non è ammissibile che in 4 anni due amanti non abbiano commesso uno sbaglio, un'imprudenza. Soprattutto agli occhi sospettosi di Giuseppina che li sorveglia ogni giorno. Sarebbe occorsa per 4 anni. Sarebbe occorsa per 4 anni una diabolica abilità di dissimulazione così contraria sia al carattere della Stolz, furba ma aperta, sia soprattutto a quello di Verdi. La stessa durezza che Verdi ha con Giuseppina. Oh, sì. Parole dure, violente, strazianti.
Non è il logico comportamento di chi si sente sorvegliato e sospettato per una colpa che sa di non aver commesso. Monsieur Saint-Hubert m'a fait la cour. Tu n'es pas jaloux? Ah, quelle belle journée j'ai passée. La Stolz, poi, è troppo intelligente per non sapere che, finché non ci sarà stato nulla fra lei e il maestro, la sua posizione sarà fortissima. Con Giuseppina, che potrà guardare lealmente negli occhi, e con Verdi, in cui terrà ancor più vivo il desiderio. Il desiderio. Ma è colpa il desiderio. Sì, potrebbe. Ma Verdi è un uomo, per di più crea, è un genio. E se la Stolz, così come il desiderio, accendesse la fantasia di lui? Se proprio a lei, al suo profumo giovane di donna, dovessimo, dopo il tetro nulla del Don Carlos, lo splendore solare di Aida, che solo lei ha ispirato? Forse in questo pensiero è la sua più amara sconfitta. Mio Dio. Margherita ha ispirato le opere giovanili, il Nabucco. Ma le opere più belle le ha ispirate lei, il Rigoletto, il Trovatore, quando sedeva quieta in un angolo della stanza e diceva: questo è bello, ripeti. Questo sì, questo meno, fammi ascoltare di nuovo. Mentre adesso. Oh, mio Dio. On ferme, on ferme. Allons, messieurs dames, on ferme, dépêchons-nous. Dépêchons-nous, messieurs, dames, on ferme. Allons, dépêchons-nous, s'il vous plaît. Allons-y, messieurs, dames, dépêchons-nous, on ferme. Allons, messieurs, dames, mesdemoiselles, on ferme. On ferme, messieurs, dames, on ferme, dépêchons-nous. On ferme. On s'en va. On ferme. Come reagì Verdi a quella lettera, non sappiamo. Giuseppina passò un'estate triste, molto depressa, a Sant'Agata. Poi la Stolz partì per cantare lontano, in Russia. Al suo ritorno dalla Russia, la consuetudine con i Verdi si era molto allentata e trascorsero lungo tempo senza vedersi. Mi scusi, signora. Permette? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Grazie. Questa fotografia esiste e la vediamo ancora a Sant'Agata. Porta una dedica di Giuseppina. Due anni dopo, in quel cuore, è ritornata la calma. Questa volta, e per davvero, la bufera è finita. Al mio Verdi, con l'affetto e la venerazione di un tempo. Con l'affetto e la venerazione di un tempo. Non di sempre, ma di un tempo. Così, dopo tante acque, soprattutto da lei agitate, Giuseppina sembra dire: dimentichiamo. Ma abilissima e finissima come sempre, attenua questo implicito perdono con la parola venerazione. Sant'Agata, 8 settembre 1878. Peppina. Che donna, questa Peppina. Nel tempo di queste vicende, molte altre cose erano accadute. Peppina? Ah, guarda un po' qui, un dispaccio dal prefetto di Parma. Al senatore Giuseppe Verdi. Senatore. Pare che mi hanno fatto senatore per censo. Perché pago 13.000 lire all'anno di imposte dirette. Ma non è possibile. Possibilissimo. Poi il Senato si corresse e aggiunse che Verdi veniva eletto senatore anche per i suoi meriti artistici. Era morto il povero Piave dopo 8 lunghi anni di vita incosciente. Era morto Vittorio Emanuele II. E Boito, il capo di quei giovani contestatori, si faceva vivo.
Oh, Boito. Che cos'è? Il Mefistofele. Ricordi, mi manda il Mefistofele. Il Mefistofele, rimaneggiato, accorciato e riscritto, era stato dato di nuovo. E questa volta con grande successo. Oh, guarda, c'è anche una dedica del nostro Boito. Di Boito? Eh. Ma dopo l'altare imbrattato come muro di lupanare, eccetera, eccetera, ti manda il Mefistofele con dedica? Così pare. Il capo di quei giovani rendeva così omaggio al grande vecchio. L'inverno lo trascorrevano sempre a Genova, ma a Palazzo Doria adesso, in un appartamento sontuoso dove avevano dimorato re, papi e imperatori, persino Carlo V. E la piccola Filomena, in casa la chiamavano Maria, la bimba cui tanto si erano affezionati Verdi e Giuseppina, che l'avevano adottata, non più bimba, oggi si sposa. E come sta, zia? Come un angelo. Bambina mia. Com'era il tuo vestito da sposa, zia? Il mio vestito da sposa? Sì. Oh, Giovanna! Su, mettiti i guanti. Su. Eccola. Che bella bambina. Cara Maria, come sei bella. Come stai bene? Stai bene. Bene. Su, vieni. Ecco qui la nostra sposina. Non è bella? Eh? Quando la vidi nel suo candido velo avanzarsi all'altare, pudicamente appoggiata al braccio del mio Verdi, ne fui profondamente commossa e mi parve il vero simbolo della verginità. È l'eterno rimpianto di Giuseppina, mai cancellato, di non essere andata al suo Verdi giovane, fresca, intatta, ma già così amaramente esperta, già tanto provata dalla vita. Adesso che Filomena Maria si era sposata, erano più soli. In quella dimora di Genova che poteva essere una reggia, Verdi si annoiava e si incupiva. Cosa sta facendo, signora Giuseppina? È a buon punto? Sì. Guardi qua, Teresa. Sì. Mi pare venuto. Le brevi apparizioni di Teresa Stolz, Giuseppina non le temeva, anzi le sollecitava. Su, prendo un cioccolatino. No. Come no? O mi ingrassa. No. Devo fare attenzione a quello che mangio. Perché? Sto diventando una vera balena. Ma no. Ehi, ma di che cosa state parlando voi due? Eh? Senta, ma discorsi di donne. Discorsi di donne. Davvero? Ma la musica, maestro. Davvero non vuole più scrivere musica? La musica? La musica. Ma come? Proprio lei mi dice di scrivere ancora musica? Per cosa? Mi dice che cosa potrei guadagnare io? Sentirmi dire di nuovo che non so più scrivere la musica, che sono diventato un seguace di Wagner. Che bella gloria! Dopo più di 40 anni di carriera fare la fine di un imitatore. Un'altra nave di emigranti che sta partendo. Povera gente. È per questo che abbiamo fatto l'Italia. In realtà, la musica era la sua vita. Perché si rimettesse al lavoro gli mancava solo un'occasione. L'anno seguente, una furiosa inondazione del Po sconvolgeva le campagne di intere province, nel Polesine e nel Mantovano. Erano anni tristi di fame e di disoccupazione per il giovane regno d'Italia. Adesso si aggiungevano le alluvioni. Si apprestarono soccorsi, si raccolsero ovunque e in ogni modo denari.
Verdi aveva accettato di dirigere la sua messa da requiem alla Scala per raccogliere fondi. Era venuto quasi di nascosto a Milano, cercando di evitare ogni pubblicità. E vi era riuscito. Ma al rientro in albergo, dopo la trionfale esecuzione della messa, non aveva potuto sottrarsi all'entusiasmo di giornalisti e ammiratori che lo attendevano nell'atrio. Signori, per piacere, signori. Per piacere. Grazie. Mi scusino, signore e signori della stampa, ma stasera sono proprio stanco. Sarò a loro disposizione domani. Grazie. Grazie. Lasci pure. La Gloria le è anche una faticata. La Gloria le è una gran rottura di balle. A volte. Anche questa è fatta. Oh, il povero Mepè. Sai che cosa faccio? Abbasso la luce. Così al buio sembra che c'è più silenzio. Proprio. Ah, che bella calma. Pare di essere a Sant'Agata. Non si sente passare nemmeno una carrozza. Per piacere, il passano di via Manzoni. O da via Monte Napoleone o da via Croce Rossa. Che fermo la sorpresa al Verdi. Va bene, grazie. Dammela a me. Allora tutti a posto, silenzio, mi raccomando. Dai. Suonano. Eh? Ma è la Traviata. Ma va. È il preludio. Ma. La strada. Hanno occupato tutta la strada. Suonano per te. Vai, Verdi, vai. Devo andare? Vai. Sì. Vai.
Ippolito e Giacosa stavano confusi tra la gente. Verdi. Verdi. Eh? Verdi. Il soprabito. E rompono le scatole, sì, lasso in pace. Così è fatta la gloria. Grazie. Grazie, grazie. Caro Faccio, permetta che abbracci lei per l'orchestra tutta qua. E grazie a tutti loro. Troppo vecchio e bisogna anche lasciare il posto ai giovani. I giovani non valgono niente. Ma che c'è il paron giù di notte. E anche un giovane che va come un leggente lì. Ma cuglioni i giovani gamminga cuglioni. Forse per questa grande orchestra della Scala, chissà, una sinfonia. Mi sente, maestro? Tutti vogliono un'opera nuova. Per stamparla, Scusatemi, amici, ma comincia a far fresco e alla mia età bisogna riguardarsi. Grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Grazie. Buonanotte. Verdi? Verdi deve comporre un'opera. Un'opera di cui lei, Boito, ci scriverà il libretto. Ah, io per Verdi scriverei anche subito, ma quale opera? Che opera? Ci penseremo. Comunque lui non deve mica sapere niente, Lei è un benedetto homme e va preso con il punto e virgola e con i due punti. Prima che Verdi tornasse a Sant'Agata, Giulio Ricordi otteneva un primo risultato. Far incontrare Verdi con Boito. Un momento. Ho ordinato un caffè, lo prendo e vengo subito. Ma un altro caffè? Ma ti renderà ancora più nervoso. Ma non sono nervoso. Non sono nervoso affatto. Quel Ricordi mi fa impegnare, mi compromette in pubblico. E con uno come Boito, poi. Sti giovani. Però è la terza volta che prendi in mano l'Otello.
Ah. Sei un po' nervoso? Io? Però sono in ritardo questo qui. Peppina, tu. Ci sono qui il maestro Faccio e il signor Boito. Digli di farli salire. Li faccia salire, prego. Beh, sarebbe meglio fargli un caffè, no? È già pronto, l'avevo già preparato. Avanti. Prego, grazie. Buonasera, maestro. Ah, Boito, Faccio. Posa i capelli, prego. Giuseppina, tu conosci il maestro Boito, non è vero? Boito, ma certo, musicista, scrittore e poeta. Non è vero? Allora, vi offriamo un caffè? Sì, sì, grazie. Cos'è, forse non è l'ora adatta al caffè? Oh no, maestro, è che nell'atrio, prima di salire da lei, Boito ne ha già presi due per rinfrancarsi. Ma cosa dici? Perché, non è vero? Meglio così, un terzo caffè vi rinfrancherà del tutto. Il caffè, balsamo per l'anima e anche per il corpo. Si siedono, a Verdi piace restare in piedi. Lei Faccio, lei che è di casa lo sa bene. Grazie. L'inondazione, l'accoglienza trionfale che alla messa aveva fatto il pubblico milanese, la serenata notturna di Faccio sono state l'occasione. La spinta gliela darà questo giovane nervoso, dal carattere così fermo e così sensibile al tempo stesso, che Verdi sta esaminando. Da Romeo in poi, serenate se ne sono fatte tante, ma quella dell'altra sera... Io ero seduta lì al buio. C'era lei, Boito? Ah, sì, tra la gente, con un amico, Giacosa. Giacosa? Quello che ha scritto una partita a scacchi? Sì, maestro. E quando alla fine è scoppiato il grande applauso, Giacosa, indicandola sul balcone, mi ha detto: caro Boito, ecco la gloria. E qui, ecco il caffè. Versi tu? Sì, faccio io. Verdi per natura diffida. Questo Boito è pur sempre quello dell'ode all'arte italiana e del muro da lupanare. Passeranno 2 anni prima che inviti Boito per la prima volta a Sant'Agata. E allora, grazie per la vostra visita. Allora, maestro, io ero venuto qui per dirle, e non le ho detto che... Oh, mi scusi. Niente. Che meraviglioso soggetto per Verdi, un Otello. Otello? Sì, maestro, pensi. L'ingenuità selvaggia e primitiva del Moro avvolta nell'insidie di Iago. La civiltà corrotta e corruttrice di una Venezia ormai avviata alla decadenza, che avvelena la fiduciosa purezza del Moro, non ancora corrotto da questa civiltà. Uno Iago perfido, ma con l'apparenza del galantuomo. Iago? Sì, maestro. Proprio un malvagio, che visto di fuori non lo sembra per niente. Qualcosa che solo la musica può dare, la doppiezza di un personaggio. Uno Iago affabile, elegante, cortese, che dice cose orribili con leggerezza. Tanto che se qualcuno per caso gli dicesse: ma quello che tu dici è un'infamia, gli risponderebbe: davvero? Dici di me, ma io non lo credevo. Sì. In quelle mani morbide e malvagie, il Moro, rozzo come una forza di natura, viene spinto ad un'assurda gelosia, più violenta dell'uragano con cui incomincia l'opera. Un uragano? No. Shakespeare comincia con Otello, che ha sposato Desdemona di nascosto. Oh, no, maestro. Via tutto questo. Si alza il sipario e giù l'uragano. E Otello, che nell'uragano arriva vittorioso a Cipro malgrado la tempesta. Poi la tempesta si placa, il popolo esulta e gioisce, Iago comincia nel buio della notte a tessere la sua orribile trama. Per Desdemona e Otello, dopo la fuga da Venezia e dopo la terribile tempesta del viaggio in mare, questa è la loro prima notte d'amore sotto le stelle di un caldo cielo d'Oriente. Ma proprio andando via lei dice tutte ste belle cose. Resti, si sieda. Ah, no, grazie. Noi andiamo. Maestro, se permette, domani o dopodomani io vorrei portarle una traccia di come vedo io questo Otello. Ma sì, certo, io ne sarei felice. E lei ha detto dopodomani, vero? Sì, dopodomani a quest'ora. Arrivederci, grazie. Dopodomani.
Maestro. Faccio. Bene. Signora, è andata bene, no? Ah, benissimo. Ma non potevi parlare prima. Un'ora senza dir niente, poi proprio lì sulla porta. Meglio così. Oddio, devo scrivere tutto quel sunto adesso. Cosa? E tutto quello che hai raccontato? Inventato. Lì per lì. Inventato. Ah, sei matto. E così, adesso mi porta questo sunto dopo domani. E io mi trovo ancora più legato. Ma gliel'hai detto tu. E quando lo raccontava ti piaceva. Ah, sì, lo so. Questo lo so, sì, lo so. Allora manda un biglietto a Boito e gli dici, caro Boito, ci ho ripensato. Che cosa? Cambiando idea come un pagliaccio. Mi legate tutti quanti. Giulio Ricordi, Faccio, Boito e anche tu. Oggi che ho 70 anni e che la musica a Dio voci è diventata tutta zoom 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 in orchestra. Che se lo fai ti dicono wagneriano e se non lo fai ti dicono sorpassato. E allora sii un po' diplomatico. Quando viene gli dirai, caro Boito, prepari i versi e il libretto. Serviranno a me, a lei o ad un altro. Poi se ti piace lo compri, e se no, no. Se no, anche te. Oh, mi signora, aveva ragione Don Abbondio. Che grand'uomo, ma che tormento. Boito non era più un ragazzo, aveva 36 anni. Il grande successo del Mefistofele a Parigi e a Londra lo metteva nel numero dei compositori più famosi, ma per amore di Verdi, trascurando del tutto l'opera nuova che stava scrivendo, il Nerone, si pose al lavoro. Una vela, un vessillo, e l'alato leon. Or la forgor lo svela, uno squillo, ha tuonato il cannò. Malgrado un ascesso ai denti che lo straziava. Esultate, l'orgoglio musulmano sepolto in mar, nostra e del cielo è gloria. Dopo l'armi, lo vinse l'uragano. Giulio Ricordi lo tempestava di lettere. Boito si era ritirato a Venezia in casa di suo fratello maggiore, Camillo. Camillo viveva in ammirazione e adorazione del fratello. Arrigo, l'impacco. Ma non mi fa molto male adesso. Arrigo, con gli ascessi non si scherza. Senti che cosa ho scritto a Ricordi. So per chi scrivo e voglio fare il meglio che posso. Voglio dare a Verdi una prova che io gli sono assai più veramente affezionato di ciò che egli non creda. Ma non è troppo caldo. Sì, ma deve. Verdi diffidava, si ritraeva, si difendeva. Cortesemente, ma non troppo, evitò una visita di Boito che Giulio Ricordi voleva portargli a Sant'Agata. Caro Giulio, permettete che vi parli molto chiaro, senza complimenti. Una visita di Boito mi impegnerebbe troppo e io non voglio impegnarmi. Luigi, portala alla posta. Boito non venne a Sant'Agata. Andò invece Verdi a Milano, lesse, acquistò e pagò a Boito il libretto dell'Otello. Otello, melodramma lirico in 4 atti, dalla tragedia di William Shakespeare. E tu m'amavi per le mie sventure, ed io t'amavo per la tua pietà. Lo rinchiusi in un cassetto, accanto a quello in cui dormiva da 20 anni il re Lear. Ma questo cassetto ogni tanto lo apriva e quell'Otello se lo riguardava. Otello deve presentarsi in scena direttamente con l'esultate. Bisogna togliere quei 4 versi che precedono. Entra in scena e subito canta esultate. Ma poi lo riponeva nel cassetto. Giulio Ricordi si rodeva. Se solo Verdi avesse accettato di incontrarsi con Boito. Se mi riuscisse di convincere Verdi, per esempio, a rimaneggiare il Simon Boccanegra, rifacendone il libretto col Boito. Verdi avrebbe incontrato Boito. Lo incontrerebbe, lo apprezzerebbe, e dopo il Boccanegra l'Otello verrebbe da sé. Verdi capitolò. Accettò di rimaneggiare il Simon Boccanegra. Accettò che Boito ne rivedesse il libretto. Ma in quanto a incontrarsi con Boito, no.
Tutto il lavoro si svolse per lettera, un vero carteggio. Vero è che di lettera in lettera il tono di Verdi si faceva meno ostico, più cordiale. La prima lettera chiude: mi creda suo G. Verdi. Nella seconda il mi creda suo diventa una stretta di mano, G. Verdi. E in seguito diventa una buona stretta di mano dal suo affezionatissimo G. Verdi. E diventa persino coraggio dunque, mio caro Boito. Con affetto, G. Verdi. A poco, l'orso si ammorbidiva. Negra, rifatto, andò in scena con grandissimo successo alla Scala nel marzo del 1881. Verdi aveva 68 anni. Sempre di più Verdi apprezzava il carattere di Boito, tutto nervi, tutto emozione, e nello stesso tempo così fermo e leale e virile. E Boito, finalmente, fu invitato a Sant'Agata. Si aprono le porte del chiuso castello. Ben arrivati. Maestro, caro Boito, siamo qua. Voglio... Maestro. Per l'Otello i tagli non li faremo per lettera. Grazie. Andiamo avanti, prego. Venga, prego. Grazie. Venga. Lei gioca al biliardo? Sono lunghe le notti a Sant'Agata, sa. Lunghe e piene di zanzare. Lulù. Un vero amico. È morto. È di Palizzi, un bravo pittore. E questo qui, questo sono io. Un poco aggrondato, come vede. Mi fanno sempre così. È opera di Gemito, Vincenzo Gemito, napoletano. È molto giovane. Prego. Questa è la stanza di mia moglie. Ah, eccola. Oh, Boito, sta visitando la casa. Porti di là. E allora venga, venga. Venga. La spinetta. Vada, vada, vada. La mia prima spinetta la comprò mio padre che avevo sì e no 7 anni. Suona ancora. Venga, venga, suoni, suoni. Quanto ci ho pestato sopra quando ero ragazzo. La nonna è mobile, oh, mobile, oh, mobile, mobile, mobile. È il pappagallo di mia moglie, così lei conosce tutti i segreti di casa. Mobile, oh, nasceva un'amicizia. Così importante in un essere ritroso come Verdi, e nasceva la lunga collaborazione tra Verdi e Boito, che ci avrebbe dato l'Otello e il Falstaff. Bella figlia del...